Sindaco. Buongiorno, grazie di essere venuti. Una mattinata un po' confusa. Vabbè. Ormai impegni continui, giustamente i cittadini che chiedono di parlare col sindaco, si cerca di dare spazio ai cittadini, non è sempre facile, insomma, perché poi giustamente non si tratta di incontri di 5 minuti, ma insomma. Vabbè, all'inizio di questo mese abbiamo, come sapete, deciso di aumentare le sanzioni relativamente all'abbandono dei rifiuti. Questo perché in questi primi mesi di amministrazione sono arrivate tantissime lamentele da parte di cittadini residenti in varie parti del territorio comunale, non solo in città, di situazioni di degrado e di abbandono dei rifiuti, in particolare nelle isole ecologiche, in prossimità delle isole ecologiche, che sono deputate sia a raccogliere i rifiuti ma a essere depositati in modo corretto e nelle tempistiche adeguate. Ovviamente, se noi aumentiamo le sanzioni, bisogna in qualche modo dare un senso a queste iniziative, nel senso che aumentare le sanzioni senza fare controlli è perfettamente inutile. Quindi abbiamo iniziato a fare anche preventivamente all'aumento delle sanzioni, abbiamo iniziato a fare dei controlli e ad oggi abbiamo un po' di risultati. La nostra intenzione ovviamente è quella anche di aumentare i controlli nei prossimi mesi, proprio perché ne va da un lato di un fatto di immagine della città e dall'altro un fatto anche di salute, perché l'abbandono dei rifiuti poi significa, capite bene, aumento di popolazioni diciamo non particolarmente favorevoli all'aspetto sanitario. Ecco. Quindi l'obiettivo è quello di avere una città più pulita, una città più accogliente e una città più presentabile, non solo dal punto di vista estetico ma anche dal punto di vista sanitario. Quindi abbiamo qui la dirigente della Polizia Municipale che ci illustrerà un po' la situazione, una sintesi di quello che è emerso in questi primi mesi di verifiche e di controlli. Ah, parla sì. L'assessore, approfondiamo un po' prima la filosofia sì. che abbiamo seguito in questi, sì, come già, questi ultimi tempi. Come ha già ricordato il sindaco, all'inizio del mese di ottobre c'è stata una delibera di giunta con la quale sono state aumentate le somme che devono essere pagate per estinguere l'illecito in relazione a comportamenti che configurano delle violazioni ai regolamenti comunali o ordinanze sindacali. Queste somme sono state aumentate abbastanza rispetto a quelle precedentemente previste, diciamo da 3 a 6 volte, e chiaramente le somme sono modulate sulla base della gravità della violazione. Sostanzialmente si va da 150 euro a 500 euro. Questo è diciamo, la cosa che tengo a ricordare è che la repressione in questo modo, con l'applicazione di sanzioni, è ciò che l'amministrazione può fare nell'immediato per contrastare questo fenomeno che ha ripercussioni sia sul tipo della città sia di mentalità. L'obiettivo è quello di far crescere una coscienza civica e sociale nella popolazione, e in questo senso il primo passo è sicuramente quello di creare dei percorsi formativi partendo dai bambini, e quindi in questo senso già nei prossimi mesi, sicuramente nel prossimo anno, sono già allo studio e saranno attivati dei progetti che coinvolgeranno direttamente le scuole, perché sicuramente è dai bambini, anche dai più piccoli,
potenziale per far crescere questo tipo di coscienza. Sì, per chiarirci, non, le scuole non possiamo partire adesso perché ad oggi le offerte formative delle scuole sono già state in qualche modo inquadrate, deliberate e già previste, per cui si tratterà di ragionare in termini proprio del prossimo anno scolastico, proprio sì, per tempo alle scuole, per inserirli. Esatto. Sono progetti che stiamo organizzando ora e che partiranno sicuramente con il prossimo anno, quando avremo anche le risorse, perché ad oggi le risorse non ci sono. Beh, sentiamo un po' di dati. Sì, come diceva il sindaco e l'assessore, in questa prima fase abbiamo iniziato un controllo per verificare il rispetto di diverse tipologie di violazioni inerenti all'abbandono di rifiuti. La prima fase di monitoraggio, quindi di controllo, che è ancora in corso, ha visto l'accertamento di un certo numero di violazioni, di cui alcune già accertate e inviate ai soggetti responsabili, altre che sono ancora in fase di vaglio, di valutazione per individuare i responsabili. In particolare, nelle prime 6 settimane di controllo sono state accertate 34 violazioni per abbandono di rifiuti con modalità diverse rispetto a quelle previste dal regolamento. Quindi, si tratta delle violazioni di cui parlava prima l'assessore, quelle che sono state anche oggetto di intervento da parte della Giunta per modificare l'importo. Questo monitoraggio, quindi questo controllo effettuato con telecamere che sono state acquistate recentemente, viene svolto nelle zone nelle quali, a seguito di segnalazione dei cittadini o a seguito di verifiche da parte del nostro personale, si era riscontrato nei mesi scorsi il fenomeno appunto dell'uso improprio dei contenitori da parte dei cittadini. Queste telecamere sono telecamere mobili che quindi vengono spostate in base alle necessità e quindi andando a coprire le varie zone appunto dove si è reso necessario il controllo. Tuttora è in corso il monitoraggio, il controllo attraverso queste telecamere che vengono periodicamente spostate in base a necessità già conosciute oppure a nuove segnalazioni che vengono fatte, in quanto sono tuttora presenti segnalazioni, zone anche nuove che vengono segnalate sia all'amministrazione sia direttamente a noi, in alcuni casi anche dalla stessa AMIA che ci segnala alcuni punti dove si verifica il problema, alcune isole ecologiche particolarmente oggetto di conferimenti non corretti. Quindi stiamo continuando questo controllo attraverso questi strumenti, che sono strumenti assolutamente utili allo scopo, in quanto sono mobili, quindi possono essere spostati, sono utilizzabili sia di giorno che di notte e consentono la verifica del soggetto al quale poi viene inviata la sanzione. Delle 34 sanzioni che abbiamo già inviato, una parte di esse sono riferibili a soggetti residenti a Carrara, in altri casi a soggetti residenti in comuni limitrofi anche non, quindi in altri comuni. Cioè questo controllo è fatto anche in altri comuni della Vita? No! C'è gente che abita negli altri comuni. Ho detto che non solo comuni limitrofi, nel senso che
Le violazioni accertate sono state accertate a carico di soggetti, in alcuni casi residenti a Carrara, in altri in comuni limitrofi e non, quindi anche comuni non limitrofi a Carrara, insomma. Tipo... ci deve raccontare qualche caso, perché se no così abbiamo trovato... comuni limitrofi sono... Come? Gli individuati sono la targa. Noi li individuiamo in prima battuta. Perché esce da casa sua, magari si fa va a portare. Allora, ovviamente non c'è il personale lì sul posto, quindi non è che lo può fermare e identificare sul posto. L'accertamento viene fatto in maniera posticipata, temporalmente, quindi attraverso l'esame dei fotogrammi della telecamera, che in alcuni casi la stragrande maggioranza rileva dei veicoli dai quali scendono i trasgressori. In alcuni casi, devo dire, piuttosto limitati, non è coinvolto un veicolo. In questi casi ovviamente si deve fare un altro tipo di accertamento, non si può utilizzare una targa per risalire a un proprietario e quindi a un trasgressore, si deve ipotizzare però che si tratti di soggetti residenti nelle vicinanze dell'isola ecologica, e quindi si fa un altro tipo di verifica che può portare, come no, a dei risultati. Chiaramente col veicolo è più semplice, tutti coloro che sono stati sanzionati e che erano ovviamente di zone non vicinissime, chiaramente sono stati accertati con attraverso la targa. Qualcuno di da diversi comuni della provincia di Spezia, okay. Sì, della Spezia sicuramente, ma in alcuni casi anche residenti in comuni più lontani, però evidentemente non posso dire da quali comuni, non posso proprio dirlo. Presumibilmente si tratta di soggetti che per motivi vari gravitano in questa zona, insomma c'è un comune del nord, una persona residente in un comune molto lontano da Carrara presumibilmente ha dei legami con questa zona, questo è abbastanza evidente. Non ci sono alcune ditte che veniamo identificati come zona di discarica, ci auguriamo. Direi di no, come dicevo, in alcuni casi sono comuni limitrofi, in altri sono comuni un pochino più lontani, poi c'è qualche caso di comuni molto lontani dove presumibilmente la persona ha legami. E poi ci sono alcune ditte ci sono alcuni veicoli, scusate, intestati a società per le quali però abbiamo riscontrato che l'uso è connesso a rifiuti urbani, quindi non collegati all'attività. E quali sono le zone dove avete riscontrato maggiormente? Vabbè, Paesi a Monte, Fosso, Campania, Viale 20 Settembre. Che ghiacciaia, perché io abito lì prima che mi filmate. Ovviamente se il controllo fosse terminato non avrei problemi a dirvelo, ma siccome il controllo per sua natura è il controllo che è iniziato, prosegue e proseguirà, anzi si intensificherà. Cosa sono ovviamente rifiuti, rifiuti urbani. Immondizia comune o c'è qualcosa? Sì, poi ci possono essere rifiuti particolari derivanti da pulizie di casa, vecchie sedie, siamo trovati alcuni che hanno abbandonato delle sedie, mobili. Perché questi non si possono buttare nessun veicolo, nessun rifiuto può essere. Nessun rifiuto, neanche quelli chiusi, possono essere abbandonati o lasciati nell'isola ecologica. Poi ci sono i rifiuti ingombranti, che sono tutto ciò che non è quello di cui parlavo prima, che ha una regolamentazione diversa, nel senso che deve essere ritirato previo accordo con AMIA, che ha alcune giornate di ritiro. La giustizia comune invece non la mettono nei cassonetti, lasciano fuori quello lì. Normalmente non è il sacchetto, perché il
più delle volte chi fa queste cose non, dall'esperienza che abbiamo, non abbandona il sacchetto giornaliero, quello lo farebbe solo se trovasse i bidoni completamente pieni. Più delle volte sono quantità un pochino più rilevanti di rifiuti, comprendenti appunto anche magari. Ma quando ci sono tutte quelle montagne di scatoloni? Anche quello è un reato? Però quello è un reato, io non ho mai parlato di reati, nel senso che qui stiamo parlando di violazioni amministrative, altrimenti dovremmo procedere diversamente, non si applicherebbe tutto ciò che diceva anche prima l'assessore sulle sanzioni che sono state aumentate, ma partirebbe un'indagine completamente diversa. Ne abbiamo forse già anche parlato in passato, nel senso che se si dovesse riscontrare un reato è necessario un altro tipo di accertamento. No, certo, qui sono tutti conferimenti diciamo sanzionati dal regolamento comunale. Tutti gli scatoloni a volte vicino ai negozi spesso ci sono. C'è un metodo particolare di conferimento per cui c'è un accordo di solito con AME, per cui gli scatoloni dovrebbero essere tutti ripiegati, possibilmente conferiti dentro uno scatolone in cui, in modo tale che vengano in qualche modo raccolti unitariamente, depositati in determinati orari. Però questo non si può, giorni, non si può accertare con la telecamera, perché dovremmo. È una situazione ben diversa, per cui insomma. Comunque anche questa rientra nelle violazioni di cui si parlava prima. Cioè chi ha accumula scatoloni fuori dai cassonetti senza. Questo è regolamentato, quindi gli scatoloni devono essere esposti in un determinato momento in maniera tale che poi passi Ania o permesso a ritirare. Cioè, nel momento in cui il conferimento viene fatto in maniera difforme dalle modalità che sono previste, anche in questo caso viene la sanzione, ma non credo diciamo che la raccolta dei cartoni queste non sono, cioè fanno parte delle sanzioni, cioè nella delibera che ha fatto la giunta con la modifica delle sanzioni ci sono diverse ipotesi che sono state prese in considerazione, comprese quelle relative al porta a porta, che è argomento però diverso da quello di cui stiamo parlando, nel senso che anche lì c'è una serie di controlli che si fanno da tempo e che continueremo a fare. Questo specifico è relativo al fenomeno che si è riscontrato continuare nel tempo, relativo all'utilizzo improprio, diciamo così, delle isole ecologiche, quindi è limitato a quello, per questo viene utilizzata ed è funzionale a questo scopo l'utilizzo della telecamera mobile che si sposta da una zona all'altra. Sul porta a porta non si può fare altro che mandare il personale nostro a fare gli accertamenti dove ci sono segnalazioni di violazione. Se tutti i cittadini conferissero i rifiuti in modo regolare, noi avremmo la città e le isole ecologiche, nonché il porta a porta, ma lì non è previsto, nel senso che diciamo e non è sanzionato. Diciamo che il regolamento sul conferimento dei rifiuti, se applicato alla lettera da tutti, avrebbe come risultato quello di avere una città pulita, delle isole ecologiche, non dico pulite, però quantomeno decorose. Ecco. Poi è chiaro che anche l'AMIA deve fare la sua parte periodicamente per dare una pulita, perché per carità non si pretende che debbano essere dei salotti di casa, ecco. Però nemmeno quelle discariche a cui troppo spesso assistiamo, cioè non è che un'isola ecologica in quanto tale è una zona franca dove si può lasciare di tutto. Se i cittadini rispettano quelle che sono le regole di corretto convivere, noi a quest'ora non avremo nemmeno bisogno di impiegare forze di polizia, telecamere e altro per sanzionare. Avremo indubbiamente una città più pulita, più vivibile e con minori spese, perché poi intendiamoci, il concetto è anche quello. Le telecamere quante sono? Nuove? Chi le ha comprate? Cioè, le ha comprate il comune di Carrara. Io questo parola, ho visto dell'amministrazione nuova, cioè sono state acquistate ora, erano. Lo sapete
Sapete perfetto, questa è una domanda alla quale non ho sentito la risposta, però credo che sappiate già la risposta, nel senso che abbiamo fatto incontri anche in precedenza, negli anni scorsi, in cui abbiamo ora, agosto, luglio, insomma, dalla nuova amministrazione. Per essere più chiara. Allora, il problema che si trascina dalla prima amministrazione, lo stesso facevo parte della Commissione dei Lavori Pubblici, in cui è stato più di una volta presentato il progetto delle telecamere. Ma anche per il che però non ha portato. Allora, le telecamere, scusate, le telecamere sono un argomento abbastanza complesso, perché sono telecamere di tipologie completamente diverse. Ora, senza fare un trattato sulle telecamere, però ci sono le telecamere che sono in funzione da tantissimi anni sulla ZTL, telecamere omologate per il controllo dei varchi nella ZTL, che nel nostro caso ci sono da diversi anni. Ci sono le telecamere di videosorveglianza tradizionale, che sono quelle che sono le telecamere di contesto, cioè che riprendono alcune zone della città in base alle necessità. Anche queste ci sono da tanti anni, ora probabilmente si andrà verso un sistema migliore prossimamente, con un progetto che è in fase di realizzazione. Ci sono le telecamere per il controllo targhe, che sono quelle che sono state presentate e approvate ieri dalla prefettura e che entreranno in funzione a breve, sono già collocate. E poi ci sono queste sono telecamere finalizzate e utilizzate esclusivamente per il controllo delle isole ecologiche, o comunque dei luoghi nei quali è previsto o segnalato l'abbandono di rifiuti. Quindi telecamere finalizzate a questo tipo di controllo sono state volute dall'amministrazione, dalla nuova amministrazione, e sono state recentemente acquistate. No, spiego. Ora sono siccome ho sentito parlare di telecamere in passato decine di volte, per chiesere ai commercianti per controllare il degrado, chiese per la sicurezza, incendio marino, chiese per i varchi, e compriamo le telecamere. Ora, siccome si è parlato di nuove telecamere, volevo capire in quale fattispecie. Allora, io ho chiarito quali sono le tipologie di telecamere presenti o che saranno presenti nel territorio. Ho fatto quel riferimento al passato perché in passato c'era stata un'esperienza 2-3 anni fa, di più o meno, vado a memoria, di un esperimento, di un protocollo con la collaborazione di AMIA, che poi è finito perché insomma, aveva dato risultati non così. Questo quante sono comunque? Non posso entrare nel dettaglio, perché siccome sono telecamere mobili, quanto è stato speso per acquistare? Comunque, io invece ma se fosse per quello faremmo per altro. Ma però se ci dice due telecamere dire Matteo, su. Se no si va a vedere due telecamere, dai. No, ma ce ne sono di tantissimi tipi. Ora, le telecamere di per sé sono telecamere che hanno un sistema di trasmissione che è di vario tipo. A seconda del tipo di trasmissione cambia il tipo di telecamera, a seconda dell'alimentazione cambia il tipo di telecamera. Ci sono le telecamere a batteria, ci sono le telecamere a alimentazione elettrica, ci sono le telecamere a energia solare. Volete sapere quali sono le nostre telecamere? No, io invece... Allora, diciamo così, che è in... diciamo questo. Non è un problema dire quante sono e quanto ve l'ho costato? No, ma non è assolutamente un problema, anche perché se io ti dico per dire che sono due, uno dice va per statistica. No, però quanto comune è investito per acquistarle? Uno ci fa un altro ragionamento. Se vuole, cioè, quanto il comune ha pagato una telecamera, non ho nessun problema a dirlo. No, quanto ha investito per questa cosa qui? Quanto il comune ha. È quello poi. Allora, il sindaco sta dicendo una cosa, che è un controllo che perché abbia un senso e sia funzionale a quello per cui viene fatto,
deve far sì che le persone non sappiano se in quel momento c'è la telecamera in una piuttosto che nell'altra delle zone. Ognuna di queste è munita di cartello che indica che l'area può essere videosorvegliata. Questo è anche importante dirlo, in quanto per legge dobbiamo noi segnalare che l'area è videosorvegliata. Però la presenza del cartello non comporta necessariamente la presenza della telecamera. Se si sa quante sono le telecamere, ma non lo dico per voi, lo dico perché non sia pubblico proprio questo dato. Questo ci fa presupporre che sono poche e le girate in continuazione. Ma certo che se fossero tante, io posso fare invece. Ma certo che 50, ma certo che non ne abbiamo, ma certo che non ne abbiamo tante, anche perché non servirebbero tante e non riusciremo a stare dietro a 50 telecamere. Posso fare invece. Anche perché per questo scopo è sufficiente un numero tale da poter coprire alcune zone. Poi col fatto che si sposta volevo fare